Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. In questo momento mi trovo a Kuala Lumpur, in Malesia, e sto per fare un annuncio eclatante per tutti coloro che mi seguono. Sto per rientrare in Italia. Rientrerò in Italia perché il giorno 9 dicembre 2013 sarà un giorno eclatante, un giorno di svolta. Finalmente l'Italia dice basta, e io non potrò mancare in questo avvenimento eclatante, clamoroso. È un avvenimento voluto da tutte le persone oneste che hanno da sempre combattuto. Io ho combattuto da sempre in prima fila per giungere al cambiamento. Ho partecipato con le mie realizzazioni a creare probabilmente il primo social network in internet. È da più di 10 anni che ci lavoro dietro e ho intuito che si poteva utilizzare internet non solo come strumento di lettura per leggere le informazioni, ma trasformarlo in un qualche cosa di dinamico. E più di un decennio fa ho creato il primo social network, ovvero quello strumento che utilizzate voi oggi per comunicare, uno strumento che permette a chiunque di pubblicare le proprie foto, avere una bacheca messaggi, uno spazio personale, creare delle liste amici. E questa è stata una mia invenzione più di un decennio fa, quando teorizzai la democrazia diretta con un sistema open source. Ho lavorato tantissimo a questo progetto perché ho dovuto creare delle realizzazioni che prima non esistevano, delle cosiddette applicazioni che ho messo nel mondo dell'open source, sono attualmente scaricatissime, e è tutto mirato a giungere in un momento come quello cruciale che si sta per compiere, perché il web è stata quella scintilla che ha permesso di arrivare nelle case di tutti quanti con un'informazione libera, un'informazione che non è quella di propaganda di partito, quali televisioni e giornali, è un'informazione che nasce dalla sensibilità collettiva. E questo avvenimento mi ricorda un po' la venuta di Lenin in Russia, nel suo paese. Non so quanti di voi lo sapranno, ma Lenin, prima della rivoluzione, lui se ne stava tranquillamente in Svizzera e anche in Italia, a Capri, dal suo amico Gorky. Gorky, questo grandissimo personaggio storico che è stata anche la mia fonte ispiratrice. Gorky, una persona che, partita dal nulla, analfabeta, ha sempre combattuto per la povera gente, per le ingiustizie, ha combattuto a favore veramente della classe più bisognosa, riuscendo dall'analfabetismo che era a diventare un grandissimo scrittore, un faro, una persona illuminata, una persona colta che ha diffuso delle grandissime idee, questo partendo dal nulla con degli strumenti poverissimi. Gorky, nella sua villa di Capri, ha ospitato Lenin, quest'altro personaggio storico rivoluzionario che ha capito, quando è scoppiata la rivoluzione, che bisognava essere presenti nella capitale del suo paese, nella Pietroburgo, la città degli zar, la città che ha avuto inizio alla rivoluzione. E io sarò presente in Italia quando ci sarà la nostra occasione, ovvero il 9 dicembre. Il 9 dicembre finalmente è maturato il momento per ribellarsi, per dare un cambiamento al nostro paese, per scacciare via gli impostori della politica nelle istituzioni, gente che in maniera disonesta, fraudolenta, detenendo i media classici dell'informazione, hanno fatto propaganda politica in modo da abbindolare la gente, avere un voto che in qualche modo giustificasse in maniera falsa e menzognera la loro presenza all'interno delle istituzioni. In realtà stiamo parlando di governanti che sono dei perfetti impostori. A loro non sta a cuore il futuro dell'Italia, non sta a cuore il futuro della gente. Loro sono solamente lì per mantenere uno status quo, per mantenere
loro prestigio, mantenere le mani in pasta e cercare di arraffare il più possibile alla collettività per ingrassare se stessi, le lobby, la casta. È venuto il momento di ribellarci e io farò esattamente come fece Lenin. Al sentore dello scoppio della rivoluzione giungerò in Italia perché ho combattuto veramente tanto. Sono stato il primo ad aver aperto un blog in Italia, il primo a combattere e in prima persona il primo a cimentarmi, a creare quegli strumenti che voi utilizzatori semplici del web state utilizzando in questo momento per comunicare tra di voi, per diffondere le informazioni. Sono stato un avventore di queste cose quando ancora c'era il buio, non esisteva niente. Io veramente ho sputato sangue per realizzare queste piccole cose che ho diffuso nel cosiddetto open source. Verrò in Italia a combattere, porterò con me la bandiera della rivoluzione e finalmente questo mio sogno si sta coronando. Sogno che non solamente con la parte informatica sono andato a sostenere, me le sono escogitate di tutto, ho addirittura implorato anche gli dèi di varie religioni affinché con la loro intercessione questo momento venisse maturo. Finalmente ci siamo, sarò in Italia insieme a voi, grandi miei amici, miei compatrioti, e combatterò per voi e sarà questa volta qui una rivoluzione effettiva, efficace, in grado di riportare i valori della Costituzione che vigono nel nostro paese nella giusta proporzione, nella legalità. Portiamo in alto la nostra Costituzione, articolo 1, il popolo italiano è un popolo sovrano e finalmente l'articolo 1 della Costituzione verrà compiuto nella piena completezza del suo significato. Ciao ragazzi, ci vediamo, un bacio a tutti, ci vediamo in Italia, ciao a tutti e combattiamo per portare avanti i diritti di civiltà di tutti noi. Ciao a tutti.